il direttore del circo? Il direttore del circo comanda su tutti. Evviva! Allora io sarò il direttore del circo. E che cosa devo fare? Devi dire: benvenuti nel mio mirabolante circo. Vedrete imprese impossibili, super straordinarie e meravigliose di questi artisti abili e coraggiosi. Siete benvenuti nel mio circo. Vedrete cose mirabolanti. Gli ospiti del ricevimento sono arrivati. Buongiorno a tutti, vi abbiamo preparato una sorpresa. Il tendone ospita un circo. Benvenuti, signore e signori. Benvenuti in questo fantastico circo. Per cominciare, sono orgogliosa di presentarvi la terrificante Candy Gatto! Grrr! E adesso ammirate George, Richard ed Edmond in sella ai loro tricicli! Continuate ad applaudire, vi presento Danny, sollevatore di pesi! Anch'io ho fatto il sollevatore di pesi. Riuscivo a sollevare niente meno che i trattori. E ora Emily si esibirà come giocoliere con le patate e con un uovo. E infine risate a crepapelle con Pedro, il nostro pagliaccio. Ma già state ridendo. La parte divertente deve ancora venire. Oh! Questa era la parte divertente. Era davvero un numero da risate a crepapelle. Grazie a tutti! Era l'ultimo numero dell'incredibile e impossibile circo di Peppa! Conosco un posto dove ci sono degli specchi magici enormi. Dici sul serio? Certo, specchi stranissimi sono in una tenda, e sì. E dove sarebbero questi specchi stranissimi? Al Luna Park! Tutti i genitori portano i figli al Luna Park. Entrate, signore e signori! Venite a vedere i miei specchi sorprendenti! Nella tenda ci sono degli specchi deformanti. Caspita, che strana! Che cosa mi è successo? Sembriamo fatte di budino, guarda! Budino, budino, budino! Mi spieghi come funziona questo specchio, papà? Beh, è semplicissimo. Ricordando che il fuoco di una parabola di equazione y uguale a x al quadrato più bx... È una specie di magia! Esatto, una specie di magia. Guarda che buffo! Sono tutto appiattito! Mi si è allungato il collo, sembro una giraffa! Questo specchio invece mi sembra normalissimo. Ma papà, dove è andato a finire il tuo grosso pancione? Pancione quale? Arriva mamma coniglio con i suoi due gemellini, Rosy e Robby. Ecco la mia sorellina. Ciao, come stai? Benissimo, grazie cara. Non posso fermarmi troppo a parlare, però ho dei clienti nella tenda. Gli specchi sono fantastici, vero papà Pig? Perbacco, io vedo due signorine coniglio. Cosa intende dire? Vedo la sua immagine riflessa, ma non vedo nessuno specchio. È proprio una magia. Ma papà, cosa dici? Quelle sono la signorina coniglio e mamma coniglio, non vedi? Davvero? In effetti noi due ci assomigliamo parecchio. Certo, in fondo noi siamo sorelle. È il giorno della festa di beneficenza. Tutti gli adulti sono presenti. Benvenuti, signori adulti! Danny Cane si occupa del microfono. Donate dei soldi per il nuovo tetto della nostra scuola. Emily Elefante vende oggetti di ogni tipo. Da questa parte, da questa parte! Qui potete trovare di tutto e di più! Quanti oggetti hai, cara Emily Elefante? Ci vorrà una giornata intera per venderli tutti. Ecco il signor Volpe. Qui ci sono cose molto interessanti. Palloncini! Bellissimi palloncini! Gradisci un palloncino, Madame Gazzella? Mi piacerebbe comprarne uno rosso. Quant'è, Pedro? Quanti soldi ha nel borsellino? Che sciocca! Stiamo raccogliendo soldi per il tetto della scuola. Guardi, Madame Gazzella! Sono già riuscita a dare via tutto quanto! Ma è meraviglioso!
Quanti soldi sei riuscita a raccogliere? Come soldi? Non hai ricevuto dei soldi per la tua mercanzia? Non ne ho avuto bisogno! Il signor Volpe ha portato via tutto per niente! Fatemi truccare il viso! Susy Pecora si occupa del trucco per il viso. Buongiorno, cara Susy. Mi trasformi in un leopardo, per favore? No, io so fare soltanto i frutti. E va bene, posso essere un... Una frugna, ecco, viola! Peppa si occupa della pesca della fortuna. Accorrete! Accorrete alla pesca della fortuna! Buongiorno, Peppa! Buongiorno, signor Toro! Lo sa che ha la faccia tutta verde? Infatti sono una mela. Non le piacerebbe tentare la pesca fortunata? Perché no? Che cosa devo fare? Solo tirare fuori un premio dal barile. Qui vincono tutti. Il signor Toro ha vinto una bambola. Posso provare anch'io? La signora Gatto ha vinto una scavatrice. Beh, prendete una barca a vela. Per andare in barca a vela bisogna avere molta esperienza, no? Allora vi consiglio un pedalò. Questo mi sembra più adatto. Sì, quella grossa ruota a pale gira e lui avanza sull'acqua. Io dico di prendere il pedalò. Quando suonerà questa campanella, vorrà dire che è ora di tornare a riva. Buon divertimento, signori! Ma perché rimane fermo? Non lo so, in che modo si avvia il motore? Ma è lei il motore, Papa Pig! Deve cominciare a pedalare! Oh, ho capito! Bene, reggetevi forte! Il pedalò è una specie di bicicletta sull'acqua, papà! Che bello pedalare sul lago con il sol! Su dai, papà, resisti, perché sei tu il motor! Arrivano anche Emily Elefante e la sua famiglia. Signorina Coniglio, vorremmo noleggiare una canoa, per favore. Ma prego! A loro piace molto andare in canoa. Pronti a remare? Sì, papà elefante! Allora si parte! Buongiorno, signorina Coniglio. Arrivano anche Danny Cane e suo papà, Capitan Cane. Vorremmo noleggiare una barca. Come no? Abbiamo canoe, barche a vela oppure pedalò. Non mi sono certo fatto nome navigando per oceani tempestosi per finire a sguazzare su un semplice pedalò. Noleggeremo una barca a vela. Vuole che le spieghi come funziona? Lei vorrebbe spiegare a me come funziona? Io sono Capitan Cane. Ruff. Salta a bordo, Danny, issa l'ancora. Prendiamo il largo. Agli ordini, Capitan Papà. Ciao, Peppa, noi andiamo in barca a vela. Noi andiamo in canoa. E noi pedaliamo. Guardate, un'isola. Fermiamoci a fare un picnic. Evviva! Giorgio è contento del nuovo palloncino. Peppa e Giorgio arrivano a casa di nonno e nonna Pig. Questa volta tienilo stretto, George. Non lasciarlo andare, eh? Perché? Come perché, George? Ci sono soltanto due tipi di palloncini nel mondo. Quelli che vanno verso l'alto e quelli che vanno verso il basso. Questo è un palloncino che va verso l'alto. Se ti sfugge di mano, salirai in alto, sempre più su, e arriverai in cielo fino alla luna. Luna! Nonnino! Ti ho preso! Forse sarà meglio entrare, così non rischierai più di perderlo, George. Il tuo palloncino è al sicuro qui dentro. Ciao, ciao, Polly! Sai che George ha un palloncino nuovo? Ah, palloncino! Attento a non bucarlo, Polly. George ha affezionato il suo palloncino. George si è lasciato sfuggire il palloncino di nuovo. Non preoccuparti, George. Non volerà via perché qui dentro c'è il soffitto. Oh, sta andando in corridoio. E adesso va al piano di sopra. Oh no, sta andando in soffitta. Niente paura. C'è solo un modo di uscire dalla soffitta. Bisogna passare attraverso la finestra sul tetto. Però nonna e io la teniamo sempre chiusa.
Oh, perbacco! Ma la finestra sul tetto oggi non è chiusa. Nonno, prendilo! Come faccio a prenderlo, Peppa? Ormai è volato via. George, purtroppo il tuo palloncino arriverà fin sulla luna e tu non lo rivedrai mai più.